Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia, il Dipartimento ARPA di Taranto beneficerà di 150 nuove assunzioni. Ecco, ma quali sono i tempi di questo intervento? Beh, intanto abbiamo dato concreta attuazione a un decreto ILVA che era stato dimenticato e che nelle sue pieghe prevedeva questa possibilità solo per ARPA Puglia di derogare ai vincoli assunzionali. Questa possibilità si è concretizzata grazie a un finanziamento regionale di 4 milioni di euro. Noi contiamo di portarlo anche a 5 milioni di euro, che è la deroga consentita dall'allora governo, e questo dovrebbe consentire a regime di portare 146 unità di personale in ARPA Puglia, ovviamente destinate a potenziare il Dipartimento di Taranto, che Dipartimento di Taranto già noi ci stiamo lavorando sulla parte strutturale, laboratoristica. Ovviamente adesso serve anche il capitale umano, che è essenziale per le attività che svolgiamo. Ovviamente ci sarà da poi realizzare il tutto attraverso le procedure concorsuali, perché la deroga non prevedeva appunto eccezioni rispetto invece alle modalità assunzionali, quindi si tratterà di concorsi pubblici con tutti i tempi che questo ovviamente comporta. Quindi non un intervento che potrà realizzarsi domani mattina, ma noi già la settimana prossima pubblicheremo le mobilità per il personale, stiamo già scorrendo le graduatorie dei concorsi aperti, come prevede la legge, faremo le mobilità e poi procederemo con i concorsi, quindi nel 2019 contiamo di bandire tutti i concorsi. A quel punto, nel 2019, ci auguriamo già di poter, come dire, festeggiare firmando il contratto dei primi assunti. Sì, andrebbe a colmare in questo modo un gap che è annoso e che riguarda l'area industriale più importante d'Italia, insomma. Beh, indubbiamente, soluzioni semplici a problemi complessi non ce ne sono. Le soluzioni passano attraverso, ripeto, il capitale umano, che deve essere, peraltro, in un caso come un'agenzia di carattere scientifico come ARPA, deve essere anche un capitale qualificato. Quindi dobbiamo lavorare sui numeri, dobbiamo lavorare sulla qualità e dobbiamo lavorare sulla formazione, se vogliamo essere concreti. Altrimenti si fanno tante bellissime dichiarazioni sull'ambiente e poi, però, se non ci sono le risorse per fare interventi concreti, queste rimangono solo dichiarazioni, alla fine non fanno che stancare.